Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Loop Hero. Ringrazio prima di tutto il grande Silma per avermelo regalato. È un gioco che trovate circa, se non erro, 12 euro su Steam. Lo potete giocare in modalità pixel fonts, ma io lo gioco in alta risoluzione. Potete anche aggiungergli l'effetto del televisore in tubo catodico, cosa che io non farò nemmeno questa volta. Allora, iniziamo un nuovo slot, perché è un gioco davvero interessante, è un gioco che sicuramente farà parlare di sé, come è stato anche per altri giochi, su tutti del Cells ad esempio ha fatto un pochino storia, ma questo gioco mi ricorda un po' Slade Spire, però vabbè. Insomma, c'è qualcosa nel mondo che non va, bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi, l'agonia del mondo, c'è un re dei Lich che sta mettendo tutto sotto sopra e noi siamo gli eroi che decidiamo di affrontarlo. Questa è la sintesi, credo, della storia e ci ritroviamo in un loop. È un gioco davvero molto molto particolare, perché la grafica è quella che ricorda un gioco vecchissimo, anche l'omino che cammina, insomma. La particolarità di questo gioco è che possiamo pianificare cliccando col tasto destro, cliccando qua in alto, premendo lo spazio, e lui comunque continuerà a camminare. Non ho ancora appreso a pieno tutte le diciamo meccaniche di questo gioco, però insomma vi voglio spiegare brevemente, poi magari lo approfondiremo in live. In pratica ora abbiamo uno scontro da affrontare contro uno slime. Lo scontro viene affrontato qua in alto a destra, vedete l'equipaggiamento che è assolutamente nullo, lo affrontiamo a mani nude, cioè prendiamo pugni uno slime qualora fosse possibile, lo uccidiamo, uccidendolo abbiamo ottenuto del loot. Allora, in pratica, cosa succede? Abbiamo la possibilità di equipaggiare la spada, quindi andando a fare più danno. C'è una meccanica interessante, che è quella delle carte. La carta, qua in basso a destra, ci specifica che cosa fa. Può spawnare un ratto lupo ogni 2 giorni. Qua in alto, infatti, vedete che la barra che scorre abbastanza velocemente è quella del giorno. Una volta che fa 2 giri, in quella casella spawna un lupo, oltre agli slime che abbiamo già trovato. Lì affronteremo un lupo. Lo mettiamo in un unico posto in cui possiamo metterlo, che il tutorial ci fa mettere, che è lì. Ora possiamo continuare il viaggio. Qua sotto vedete la barra del boss, cioè praticamente più uno, noi continueremo all'infinito a girare. Girando all'infinito continuerà a salire questa barra, e man mano passeranno i giorni, man mano questa barra salirà, i nemici aumenteranno, diventeranno più forti, ne incontreremo di più e così via. Non è finita, adesso vi faccio vedere. Qua abbiamo un Rat Wolf, che appunto è stato generato, lo abbiamo affrontato, abbiamo ottenuto 2 carte. A questo punto abbiamo ottenuto un altro oggetto da poter equipaggiare, quindi in questo caso possiamo andarci a vedere. Abbiamo un 4 o 6 di danno, 3 o 5 ci conviene, ci dà anche difesa 2, quindi la equipaggiamo. L'arma vecchia non viene rimessa in inventario, ma viene eliminata, così come quando avrete l'inventario pieno, l'ultimo oggetto verrà buttato via. Ora abbiamo la foresta dite dove la mettiamo? Io all'inizio le mettevo qua perché non sapevo cosa servissero, in realtà se osservate la foresta ci dà più 1 all'attacco dell'eroe, alla velocità d'attacco, e la roccia ci dà più 2 punti vita ogni blocco di montagna adiacente, quindi facciamo magari un angolo per la montagna. E intanto, oltre ad aver piazzato questo, aver ottenuto quel bonus alla vita, abbiamo ottenuto anche dei materiali che vanno nello zaino. Adesso tengo aperto lo zaino in modo che li possiamo vedere. A che cosa serviranno lo vedremo dopo. Ora è come se noi vagassimo qui intorno, però vedendo lontano man mano delle montagne. Infatti abbiamo preso una roccia e un pezzo di legno. Si va avanti. Continuiamo il nostro loop. Si continua a girare. Ma la parte interessante poi arriverà dopo. È tempo di riposarsi un po'. Ora ci mostrerà questa casella, il tutorial, dove potremo lasciare il campo di battaglia in qualsiasi momento. Qua ci sarà la possibilità di prendere tutto, ma in realtà noi faremo ritirata e in pratica perderemo tutto. In compenso, ecco, volevo farvelo vedere dopo, ma il tutorial me lo fa vedere subito. A parte eventi di storia che potrebbero capitare, qua abbiamo questo menu in cui possiamo andare a costruire il nostro insediamento. L'insediamento ora ci costa poco, ci costa il campfire, ci costa uno di legno e uno di roccia.
ci posso cliccare sopra e decidere dove piazzarlo. Il campfire recupera il 20% della vita massima entrando nel campfire. Lo piazziamo qua e abbiamo piazzato il nostro campo. Adesso con Expedition possiamo tornare fuori e affrontare nuovamente un nuovo percorso completamente da zero, completamente senza armi. Che cosa vuol dire? Da quello che ho intuito, perché il gioco lo devo ancora spolpare, dobbiamo trovare la perfetta combinazione di carte, di equipaggiamento per arrivare agevolmente a riempire la barra del boss. In questo caso stiamo già affrontando dei nemici che ci danno già delle cose. Adesso clicco col destro, metto in pausa, vabbè, l'armatura, l'equipaggio, tanto non ce l'ho, equipaggio anche questo. Poi abbiamo la roccia che andiamo a piazzare qua in alto. Il cimitero spawna uno scheletro ogni 3 giorni, lo piazziamo magari qua, così magari ce lo troviamo. E uno spider cocoon che spawna uno spider una volta al giorno. Questa la dobbiamo mettere e la metteremo, la mettiamo magari di qua, le può spawnare qua, quindi potrebbe diventare un bel problema. Ma comunque ci sono anche vari modi per poterla rimuovere, ci sono delle carte che rimuovono. Ricorda un pochino End of Fate anche. Questo titolo, ripeto, poi commentate se vi piacerebbe vederlo in live, lo facciamo anche in live. Adesso siamo decisamente, no, non siamo più efficaci come attacco, ma lo saremo a breve appena prendiamo qualcosa. Adesso affrontiamo anche questo, magari ci troviamo anche una spada e la equipaggiamo. Allora, vediamo un po'. Abbiamo equipaggiato. Ok, stop. Abbiamo un anello che fa +2 danni magici, +2 danni a tutti e uno scudo che fa difesa 3. E questo è praticamente uguale. Non ha senso, lo equipaggiamo così eliminiamo uno spazio nell'inventario. Noi abbiamo un anello, facciamo danno a tutti +2. E vai avanti. Ora finiamo nel cimitero, ma il cimitero non ha ancora spawnato il suo scheletro. Ma passando da lì abbiamo recuperato delle risorse. Stiamo per riaffrontare nuovamente. Mi piace questo autocombat. Abbiamo recuperato anche stop. Un'arma che fa 4-6. Non ne avevamo, la equipaggiamo. Lo scudo che fa difesa 3 è uguale. Eliminiamo pure lui, così almeno facciamo un po' di spazio. Danno magico, quello ce lo teniamo e va bene. Anche la musica è proprio stile anni 80. Vabbè, andiamo col combattimento. Spazio, ok. Adesso andiamo a mettere un po' di carte. Groove spawna 2 Ratwall come abbiamo visto prima. Lo mettiamo lì. La Road Lantern diminuisce il massimo numero di mostri nei tile adiacenti. Quindi abbiamo visto che un problema potrebbe essere questo, no? Perché ha già spawnato 2 ragni. Andiamo a piazzarlo. La piazziamo magari nei tile adiacenti. Qua gliene facciamo fuori ben 2. Quindi magari il posto esatto potrebbe essere questo. E un Midov invece lo mettiamo qua che ci dà 2 punti vita all'inizio di ogni giorno. E quindi molto bene così. Ora, ripassare sopra il nostro villaggio non cambierà assolutamente nulla perché non ci fermiamo. Però intanto stiamo accumulando risorse. Qua in alto vedete che sta salendo la barra del boss. Quindi pian piano canta il gallo, quindi è iniziato un nuovo giorno. La vita al momento la stiamo reggendo abbastanza bene. Stop. Tesoreria la possiamo mettere in un punto qui. Che cosa fa? Dà risorse random alle caselle adiacenti. Non può essere costruita vicino a nulla. Quindi le caselle adiacenti io non so quali siano, ma boh, la mettiamo qui. Vai. Ah, abbiamo anche lo Spider Cocoon che comunque possiamo mettere qui, che almeno sempre vicino a questo viene un pochino vanificato l'effetto. Ovviamente non sugli spawn attivi, ma su quelli futuri. Intanto, passando dalla foresta, abbiamo recuperato anche uno del legname. Ora affrontiamo i ragni che comunque sembrano anche essere degli ossi belli duri. Ok, stop. Andiamo a mettere un'altra roccia. Andiamo a mettere un altro Meadow qua sotto e continuiamo. Alt, scudo 4. Quindi scudo 4, equipaggialo. Armatura non l'avevamo. No, 94, questa 89, no.
Anello l'abbiamo, non l'abbiamo ancora. Difesa 2, Magic Damage 2. No, anello non lo possiamo ancora equipaggiare. Perché so che si possono sbloccare delle classi. Probabilmente abbiamo una classe che non consente l'equipaggiamento di anelli. Ipotizzo, eh. Comunque stiamo andando anche discretamente bene, quindi continuiamo così. Ok, altro amido, lo piazziamo lì, che ci dà comunque vita. La vita sta aumentando. Abbiamo alt, fermo. Qui abbiamo un'armatura che comunque è sicuramente migliore. Counter più 10, no. Difesa 2. Qui è danno a tutti e due. No, al momento non ci serve potenziare la difesa. Intanto vedete che sul cimitero è spawnato uno scheletro. Quindi lo andiamo a piazzare. Andiamo a adesso a affrontare. Dovremmo sopravvivere abbastanza agilmente agli slime. Attenzione, possiamo piazzare una montagna. Le montagne non le abbiamo ancora viste, quindi le mettiamo lì. Più 5 HP per ogni montagna vicino. E un altro amido che piazziamo qui. Via. Abbiamo un po' di materiali ora. Non tantissimi, della verità, perché abbiamo pebbles, razioni. Combattiamo lo scheletro. Mi chiedo solo se sia utilizzabile la razione. Vediamo. No. Vabbè, comunque metto in pausa, medo e piazziamo qui. E di là diventa bello affollato, comunque. Però al momento abbiamo un'armatura, stop, ci dà HP 247, cioè li potenzia tantissimo, quindi lo andiamo a mettere. Vedete, 507 di armatura ora. Una spada, un gladio che fa 4-6, però al momento il resto non ci serve. Andiamo avanti e vediamo. Intanto sta salendo abbastanza il giorno. Infatti sono spawnati ben due lupi, due Ratwolf. Li combattiamo e iniziano a fare del danno anche loro, ma il nostro danno è senz'altro superiore, anche se adesso qua sta schivando un po' tutto. Bene, abbiamo preso materiali, abbiamo preso rocce. Le rocce le vado a mettere subito lì. Andiamo avanti, affrontiamo altri ragni. Stop, abbiamo preso un anello. Evasion 10. Vabbè, armatura no, fanno tutte schifo. Questa è bella, 330, la equipaggiamo. Non possiamo equipaggiarla? Sì, la equipaggiamo. Evasion 10, dai. Spada non fa tanto danno e va bene. Dobbiamo anche gestircelo con strategia, quindi la prossima volta metto le armature, qualora avessi un'armatura più bella ancora di questa, così mi libero un po' di spazio, perché vabbè che l'inventario si elimina da solo, però. E qua è una sfida abbastanza tosta. Abbiamo perso un po' di vita, però siamo messi anche abbastanza bene come armi. Dovremmo farcela, anche se il rischio di prendere un po' di perdere un po' di vita è assolutamente concreto. Abbiamo preso un'altra spada, speriamo faccia più danno questa. 8-12 direi proprio di sì. Vediamo se possiamo cambiarla in corsa. Assolutamente sì. Perfetto, abbiamo il ragno ci ha quasi preso. Comunque abbiamo rocce da mettere, quindi equipaggiamo le rocce, che ci riforniscono comunque di tanti punti vita al giorno. Poi adesso andiamo e vediamo se magari riusciamo a craftare qualcosa di diverso nel campo. Non troviamo carte interessanti, anzi no. Ho trovato un'altra tesoreria che piazziamo qui, anche se caselle adiacenti non ce ne sono. E un beacon, più 40% di movimento quando è in range, più 20 di attacco per tutte le unità. Non lo so, a dire la verità, possiamo metterlo qua, anche se non c'è ancora nulla, ma ci dà attacco agli altri, non a me, però non ne sono così sicuro. Vabbè, andiamo a affrontarci lo scheletrino lì, che non fa male a nessuno. Dovremmo stenderlo con un paio di colpi. No, direi proprio decisamente no, stiamo faticando un po' più del dovuto. Comunque, vabbè. Preso roccia. La mettiamo lì. È assolutamente una droga sto gioco, È vero quello che dicono, perché avevo voglia di continuare, però il fatto magari di rischiare di morire
è concreto, quindi magari se iniziate a vedere che siete messi un po' male, abbiamo carte di sfiga perché abbiamo un cimitero anche qui, io lo piazzo qua a fianco e uno spider cocoon che lo mettiamo qui. Via. Possiamo accelerare il tempo, ma in realtà non è così necessario perché si va già abbastanza veloci. Col nuovo giorno sono arrivati un sacco di altri mostri, quindi sta diventando abbastanza ostico. Andando avanti, poi si troveranno anche metalli diversi, materiali diversi, insomma, un po' di cose si trovano. Vado a mettere altri meadow, altre montagne. Abbiamo tanta vita, però c'è da dire. Cioè, l'abbiamo rigenerata un po' comunque, grazie a tutti i bonus che ci stiamo creando con montagne, praterie e balle varie. Continuiamo a recuperare roba. Abbiamo recuperato uno scudo che comunque fa 484. Un'armatura. Ok, ma in questo caso uno scudo che fa difesa 10, prendilo subito. Poi è bello il fatto che comunque ci sia questa sorta di pausa tattica in cui possiamo pianificare tutto. Stop, metti in pausa. Adesso abbiamo un'armatura che ha... mannaggia, però questa qua è rigenerazione al secondo, quindi non mi conviene. Non mi conviene. Un anello counter 10. No, abbiamo un anello magic damage. Defense 2. No, non ci conviene mettere nulla. Al momento abbiamo già due. Comunque due pezzi di armatura dorati che sono comunque di buona qualità. Quindi direi che no. Però stiamo faticando un po'. Ok, metto in pausa. Metto le montagne. Metto middle qui. Metto altre montagne sempre qua nel bordo, metto delle rocce qui, il groove, due Ratwolf, lo mettiamo qua, cerchiamo di distanziarli. Ben tre ragni in questo caso. Beh, uno è andato. Non abbiamo ancora trovato forzieri. Ok, questa è una cosa molto interessante perché abbiamo trovato Oblivion. Oblivion ci permette di cancellare uno di questi cosi qua. Ok, dei ragni che avevamo messo. Un beacon invece abbiamo detto più 40% di movimento, quindi lo mettiamo magari qua e vediamo come se ci funziona contro o meno. Meadow lo mettiamo lì e continuiamo. Sì, ci muovevamo più rapidamente, quello indubbiamente. Intanto comunque ogni giorno ci rigeneriamo a breve parte il giorno, quindi rigeneriamo vita, come dicevo, però ho paura e i mostri che saltano fuori. Comunque stiamo arrivando a metà. Una volta che battiamo, arriva al massimo questa barra, arriva il boss. E il boss potrebbe farci finire il livello, ma non è detto. La vita è quella che è. E stiamo anche soffrendo abbastanza. Ci servirebbe un'arma un po' più efficace. Perché io ho avuto giorni sicuramente migliori. Comunque, io vediamo, ci sono un sacco di slime qua. Dovremmo buttarli giù rapidamente. L'armatura 332-330, attack speed 16. Allora, facciamo questo trucchetto qua. 1, 2, 3 e poi monti quella bella. Magari non dovevo farlo in combattimento, comunque va bene, ce l'abbiamo fatta. Groove di nuovo. Mettilo lì, le rocce, mettile lì. Andiamo avanti. Abbiamo un sacco di materiali. Eh sì, qua siamo sotto l'effetto del beacon, vedete i buff, quindi le creature attaccano più velocemente, quindi non è propriamente una cosa iper positiva per noi. In compenso abbiamo sbloccato un'altra montagna che mettiamo qui, l'ho sbagliata a mettere, un altro cimitero che continuiamo lì, facciamo la zona cimitero. Questa ci lascerà sicuramente abbastanza messi male perché siamo sotto l'effetto del beacon e quindi qua attaccano tutti molto più velocemente. Però forse ce la facciamo per stavolta. Forse. Sì, ce l'abbiamo fatta però a culo proprio. Allora, Meadow, mettiamo lì. Abbiamo il Battlefield che spawna una chest all'inizio di ogni loop. Vampire Mansion aggiunge vampiri alla battaglia sui tile adiacenti e la roccia. In questo caso io non sono messo proprio benissimo.
Mi sono preso altre risorse, però io scappo in ritirata, non me la sento, credo di poter morire e non la rischio. Come vi dicevo, questi eventi sono guidati spesso dalla storia perché abbiamo trovato dei sopravvissuti, qua avevamo il nostro falò e abbiamo trovato altra gente, insomma, qua dentro. Perché poi in futuro mi diceva il buon Silma che sarà possibile sbloccare altre classi. È pieno di segreti, mi diceva poi. Lì si scoprirà. Abbiamo sbloccato statistiche, dove possiamo vedere tutte le statistiche, le uccisioni che abbiamo fatto e le costruzioni. In questo caso possiamo fare poco o niente, possiamo fare però il field kitchen che costruiamo qui. Quindi praticamente sa la differenza tra una buona cucina e una cucina pessima? È più gustoso il cibo fatto con una buona cucina. E praticamente andrà a darci dei vantaggi. La cucina, tra l'altro, più 10 alla potenza di cura del campfire e sblocca Blood Groove Card. Ecco, qui ci arriviamo adesso. Potete anche decidere di potenziare, aggiornare gli edifici se avete le cose sufficienti. L'altra cosa che volevo dire è che c'è la possibilità di andare a potenziare il mazzo di carte, se mi ricordassi solo come funziona. C'è la possibilità di andare a potenziare nella expedition, eccolo qui. Avete la possibilità, vabbè, qua è il capitolo 1. Siamo dei guerrieri, quindi eccole qua le classi. Possiamo vedere quello che possono equipaggiare, ma altre classi io non ne ho, quindi vedremo. E come vi dicevo, noi abbiamo tutto eccetto questo, Blood Groove. Blood Groove, l'abbiamo sbloccato prendendo la cucina, quindi è una nuova carta che può uscirci in gioco, che può essere piazzata vicino a una foresta o a una strada. Le sue, radici divorano i nemici che hanno meno del 15% di vita. Molto utile, me la metto nel mazzo. Abbiamo comunque 12 carte. Non so dirvi il massimo delle carte equipaggiabili, però queste sono sicuramente in aumento. Vi ricordo, il gioco è uscito comunque da poco ed è già in versione 1.0.9, quindi diciamo non si parla di un early access. Infatti alcuni giornali, insomma, ci hanno già fatto la recensione. Questo è il mio parere, gioco assolutamente meritevole, drogante, insomma, è un bel, perché poi imparate le varie tattiche. Vedo che su internet si discute già su varie strategie, quindi è un gioco che, come Slay the Spire, potrebbe far parlare di sé in futuro, come ora si parla anche di un altro indie oltre a Slay the Spire. Si parla anche di Dead Cells, come vi dicevo prima, fa bellissimo Dead Cells, stupendo, provato, o anche altri giochi come ad esempio Ori, come ad esempio vabbè, altri che non mi ricordo. Questo sicuramente, a parere mio, resterà una perla nel mondo degli indie nei giorni, nei mesi e negli anni a venire. Parere mio, volevo, ci tenevo ad essere uno dei primi a portarlo, anche grazie al regalissimo di Silma, che ringrazio ancora una volta e saluto. Detto questo, ora attendo i vostri commenti qua sotto. Alla prossima e ciao ciao.